amore, vai tu che io mi devo preparare ancora. Perché invece io sono pronto. Costi. Non mi reggevano le gambe, non riuscivo a respirare. Ovviamente stavamo uscendo. Oddio, sì, scusate. Il famoso professor Verani se la fa con una zoccola. Oh, 3 minuti ci ho messo, una valvola mitraica squarciata in 3 minuti. Manco alta velocità. Togliti le scarpe, stai bagnando dappertutto, cafone. Ma non ti sembra che se avessi avuto mia moglie vicino avrei preferito che quel pompino me lo facesse lei? Ma prof, ma così sbagli la linea difensiva? Sì, ma hai capito cosa voglio dire? Stare insieme con un altro da 2 anni e venire qui e fare la moglie tradita, come lo chiami? Ha mai pensato di sostituirti con qualcun altro? No. Non è che io ti sono venuta a fare la predica quando mi hai chiesto il monolocale. Guarda che questi ci possono rovinare la serata, ma mica la vita. Se questo pensa di potersene andare con quella zoccola a costo zero, ha capito malissimo. Zoccola a costo zero è un grandissimo simbolo. Ristrutturazione della casa 300.000, fattù. Macchinetta della figlia, panna in giro a fare la zoccola 5.000, fattù. Fattura, fattura. Andiamo davanti al giudice, voglio vedere quanto gliene devo dare a questa 300.000. Che? Ne l'ho già dati, ma affanculo. Ma sapete cosa non sopporto delle liti io? Questo bisogno di sfigurare l'altro. Lei si muove nei rapporti come se fosse al supermercato. Prende questo, prende quello, poi va alla cassa e si dimentica che deve pagare. No, Linda, invece devi pagare. Ma tu perché voti il PD? Tu mi devi spiegare perché voti il PD. Io non voglio essere infelice. Io non sono come voi. Abbassiamo i toni. Che cazzo, siamo amici, no? Oh, ma io c'ho fame. Non ce l'hai un cuore, sei anaffettivo! Certo, sono un bancomat, ma tu avevi visto un bancomat che si emoziona!